Cari amici, buongiorno, buongiorno. Colpo di scena, signori. Ancora questo governo continua con questi allarmismi, continuano ancora con il voler prorogare questo stato di emergenza, nonostante tutte le denunce arrivate, nonostante lo zampino di Trump. Apprendiamo da un articolo sia sul Messaggero che sul Corriere.it. Lo stato di emergenza fino al 31, vorrebbero prorogarlo nuovamente fino al 31 ottobre. Il governo deciderà questa sera su questa proroga, questa sera alle 21. Il confronto, alle 21, scusate. Il confronto nell'esecutivo fissato prima del Consiglio dei Ministri previsto per questa sera, 23 luglio alle 21. L'incontro arriva dopo le critiche all'interno della maggioranza. La misura sarà poi all'esame del Parlamento. Dunque, il governo questa sera deciderà se prorogare lo stato di emergenza per l'epidemia da Covid fino al 31 ottobre 2020, signori, pensate, altri 3 mesi. Prima del Consiglio dei Ministri fissato per le 21, il Premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice di maggioranza. Dopo le critiche che ci sono state nei giorni scorsi, aggiungiamo anche le denunce arrivate e le perplessità anche all'interno degli stessi partiti che sostengono l'esecutivo, si è deciso di confrontarsi e in ogni caso di chiedere poi una votazione in Parlamento. Parlando alle Camere, la scorsa settimana ricordiamo che il ministro della Salute, Roberto Senza Speranza, aveva detto: discuteremo nuovamente sia alla Camera che al Senato, con uno specifico ordine del giorno dell'eventuale proroga dello stato di emergenza. Voglio essere molto chiaro, dice Roberto Speranza. Al momento nessuna decisione è stata assunta. Dovrà quindi riunirsi il Consiglio dei Ministri e personalmente, cita, sono profondamente convinto che il Parlamento debba essere pienamente protagonista del percorso decisionale nel rapporto di fiducia che lo lega al governo. Forse incominciano a fare un po' di breccia tutte le denunce che sono arrivate. L'eventuale proroga dello stato di emergenza viene ritenuta necessaria ancora per snellire le procedure sull'acquisto del materiale indispensabile per la ripartenza della scuola, banche, mascherine, test sierologici. Ancora questi test sierologici, guardate, non gliela fanno proprio. Rinnovare il DPCM e le ordinanze di protezione civile. Una strategia che l'opposizione ha però criticato duramente, minacciando di non votare l'ordine del giorno. Durante le riunioni dei giorni scorsi, il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ha evidenziato la necessità di prorogare lo stato d'emergenza, soprattutto per il DPCM che deve essere firmato il 31 luglio e per gestire insieme alle regioni la ripartenza di autunno. Allora, amici miei, sappiamo molto bene perché vogliono prorogare questo stato d'emergenza. Ancora insistono con la proroga di questo stato d'emergenza. L'Italia attualmente è l'unico paese che è in stato di emergenza, ancora adesso. E se mai dovesse avvenire questa proroga, saremo l'unico paese che continuerà ad essere in uno stato d'emergenza. Personalmente mi sento di rassicurarvi, perché secondo me non potranno prorogare lo stato d'emergenza. Come dice la nostra Costituzione, uno stato di emergenza può essere emanato solo se c'è una situazione di emergenza, appunto, situazione di emergenza che attualmente non c'è. E quindi non ci sarebbero né i numeri e nemmeno la situazione attuale per poter prorogare nuovamente questo stato d'emergenza. Quindi verrebbe, dal mio punto di vista, immediatamente come dire, verrebbe immediatamente impugnato, ok? Come situazione. E quindi, amici miei, io mi sento assolutamente di rassicurarvi. A parte questo, anche tutte le notizie, insomma, che abbiamo dato ultimamente, dall'intervento di Trump a tutte le denunce che sono state fatte contro il governo, contro queste misure prese in maniera eccessiva, sicuramente faranno pendere la maggioranza, che non chiamo opposizione perché non esiste attualmente un'opposizione nel nostro paese, di propendere, ecco appunto, verso il non prolungamento dello stato di emergenza. Secondo me, tutto quello che stanno facendo è assolutamente una campagna terroristica. Continuano ad incutere paura per appunto destabilizzare il pensiero comune.
e di conseguenza riuscire a manipolarlo. Ecco, amici, sentivo di darvi questa notizia così importante. Attenderemo questa sera l'incontro delle 21 e sicuramente vi daremo altri aggiornamenti in merito.